Il paradiso del Signore dal 16 al 20 marzo. Rocco entrerà in crisi dopo la partenza di Marina. A tal proposito, Irene approfitterà di questo momento per avvicinarsi al giovane amato, sebbene solo come un'amica. Riccardo, invece, sarà sempre più intenzionato a lasciare Ludovica. Peccato che la Brancia abbia una comunicazione importantissima da dargli. Adelaide, infatti, convincerà la giovane a fare una festa per annunciare il fidanzamento ufficiale con il Guarnieri. Intanto, l'esposizione del bikini della nuova collezione di abbigliamento del grande magazzino genererà uno scandalo. Alcuni giornalisti, infatti, faranno una recensione negativa sull'atelier di Vittorio. Allo stesso tempo, Angela sarà sempre più sicura di non intraprendere una storia d'amore con Riccardo, in quanto crede di non essere all'altezza. Ludovica invece avrà dei dubbi sul lavoro compiuto da Achille. Per questo motivo, la Brancia deciderà di parlare con Umberto per avere un consiglio. Gabriella riceverà il supporto della soubrette Aunt Sampo dopo aver ricevuto molte recensioni negative sulla nuova collezione. Luciano invece si farà convincere da Federico ad invitare Silvia a cena in occasione del suo compleanno. A tal proposito, i coniugi Cattaneo incontreranno Clelia ed Ennio allo stesso ristorante. Qui la Caligaris e il ragioniere non smetteranno di lanciarsi languide occhiate. Alla fine i due ex amanti si lasceranno andare alla passione. Riccardo nel frattempo prenderà una decisione definitiva sul rapporto con Ludovica. Il Guarnieri infatti deciderà di chiudere la storia con la Brancia per poi dichiarare tutto il suo amore ad Angela. In seguito il ragazzo informerà Umberto e Adelaide della sua decisione di mettere la parola fine al fidanzamento con la figlia di Flavia. Purtroppo la contessa di Sant'Erasmo prenderà assai male la novità, al contrario del padre che appoggerà la scelta del figlio. Infine Vittorio apprenderà che Marta non potrà mai più concepire dei bambini dopo l'arrivo di alcuni esami dalla Svizzera.